Il suo intervento è stato forse il più breve, ma il più incisivo. Tre i passaggi, secondo lei, per quanto riguarda il futuro di domani, per quanto riguarda il digitale? Sì, il primo passaggio è l'integrazione tra la dimensione reale e quella virtuale. Per troppo tempo si è pensato che ci fosse una second life, no? Cioè una seconda vita in rete che era alternativa a quella che noi viviamo. Invece questa oggi è evidente che esiste un'amplificazione di quello che noi vogliamo, siamo, le nostre passioni, i nostri amici in rete. Quindi il digitale ci aiuta ad amplificare questa dimensione. La nostra unicità, unique, diventa universale attraverso la rete, e questa è un'indicazione molto importante anche per le aziende e per i loro prodotti. Secondo grande paradigma è il trust sharing, significa che l'essere in rete significa condividere. Condividere significa adottare dei nuovi modelli anche di business, ma alla base di tutto c'è il trust, cioè è la fiducia. La catena della fiducia si affianca alla catena del valore e crea un'economia della reputazione. Per cui se tu non fai quello che prometti, nel giro di poco tempo verrai in qualche modo smascherato. E questo è molto importante per dare indicazioni anche di affidabilità e di serietà a chi usa la rete. Terzo e ultimo elemento è il rapporto con la velocità. Naturalmente il mondo digitale è quick, no? E quindi Google è veloce, Wikipedia ti dà un'informazione nel giro di pochi secondi, ma anche ora una volta non basta la velocità. Bisogna poi arrivare a un deep, no? A una profondità e a una capacità di essere su questo completi. È un'indicazione ad esempio per i ragazzi, per le scuole, per le università: usiamo la rete, però impariamo ad andare in profondità e quindi a studiare, a conoscere, perché alla fine la società della conoscenza non è società dell'informazione. L'informazione si può ottenere velocemente, ma la conoscenza è altra cosa e richiede tempo. Come riassumiamo il futuro digitale in una parola? Sfidante, è una grande sfida ed è anche appassionante. Un bel intervento il suo, pensato anche per le professionalità del futuro. C'è spazio nel digitale per i giovani? Direi che è soprattutto destinato ai giovani, perché come spiegavo, applicarsi al digitale vuol dire capire tutte le varie articolazioni, significa nelle applicazioni per il tempo libero, quelle per il governo, quelle per la finanza. E attualmente quello che preoccupa è che in generale nella rivoluzione digitale non ci sono percorsi strutturati, anche come sostengo io, di tipo interdisciplinare. Per esempio, io citavo i casi della sicurezza informatica su cui il mondo si muove. La Cina nel 2018 applicherà la norma che ha appena approvato sulla privacy e la cyber security. E la domanda è: chi applicherà queste cose nel mondo e nel nostro paese? Persone, possibilmente giovani, formate a capire cos'è lo sviluppo digitale, per cosa si fa sviluppo, per cosa si spende il sviluppo e come si creerà una situazione di uso tranquillo del digitale. Questo è uno dei temi importanti, la fiducia nello sviluppo del mercato digitale, ma con nuove professionalità. Una parola secondo lei che riassuma il futuro? La speranza nelle competenze. Il suo intervento è stato quello forse più spiazzante. Gli hacker non sono tutti cattivi e internet non è come ce l'hanno insegnato obbligatoriamente di origine militare. È esattamente così. Gli hacker hanno un'etica che è l'etica dell'informazione, in base alla quale tutte le persone devono essere messe in condizione di decidere del proprio destino e di migliorare la qualità della propria vita, come governando i computer che usano nelle loro attività quotidiane. Quindi gli hacker sono quelli che hanno sviluppato i codici informatici che fanno funzionare molte delle applicazioni che usiamo oggi. Addirittura gli hacker hanno contribuito allo sviluppo della rete internet, che è la più grande piattaforma di comunicazione globale che oggi abbiamo a disposizione. Di hacker ce ne sono di molti tipi, c'è una distinzione criminologica che li differenzia tra white hacker, hacker bianchi, hacker grigi e hacker neri. Gli hacker bianchi sono quelli che difendono le infrastrutture di comunicazione, i sistemi informatici e le reti. Gli hacker grigi sono quelli che fanno questo lavoro ma possono diventare hacker neri, e gli hacker neri sono quelli che attaccano i sistemi protetti, i sistemi informatici, e che possono attraverso questo lavoro
rubare dei dati o creare dei danni alle infrastrutture della vita quotidiana, come gli aeroporti, come gli ospedali, come le dighe, eccetera. Questi hacker cattivi, gli hacker neri, spesso sono dei mercenari ai soldi, al soldo degli stati, cioè vengono pagati per attaccare degli avversari politici. È il caso degli attacchi degli ultimi mesi nei confronti del Comitato Elettorale Democratico, di Hillary Clinton e così via. Ricordo che però questi hacker mercenari, spesso al soldo di stati sovrani, sono degli hacker che usano degli strumenti molto potenti, che sono i cyber weapons, cioè delle armi digitali cibernetiche che sono in grado di bloccare interi paesi. Per contrastare costoro, gli stati e gli eserciti, i servizi di sicurezza utilizzano appunto gli hacker bianchi. Quindi è molto difficile distinguere fra gli hacker, ma si può fare. Ad esempio, esistono degli hacker che sono attivisti, cioè sono degli hacker attivisti, sono degli hacker che si battono per la libertà di informazione, si battono per i diritti civili, si battono per i diritti sociali. Come fanno? Ad esempio, creano delle campagne di informazione, oppure sottraggono dei dati riservati per darli alle persone e renderle consapevoli di quello che succede intorno a loro. Una parola secondo lei che riassume il futuro? Una parola che riassume il futuro. La parola che riassume il futuro può essere dark web. Il dark web è la parte nascosta, non conosciuta, non indicizzata del web a cui si accede attraverso dei software particolari. Il dark web è diventato oggi un territorio dove si nascondono i dissidenti politici, dove vengono scambiate informazioni tra i whistleblower e i giornalisti, cioè tra quelli che denunciano il malgoverno, il malaffare, la corruzione dentro le aziende e i governi, e i giornalisti che devono denunciare questi fatti all'opinione pubblica. Ma il dark web è anche il posto dove si scambiano i bitcoin, cioè questa moneta virtuale che non ha una banca centrale e che serve ad esempio a sostenere il lavoro e le campagne di quelli che aiutano le persone nelle zone di guerra, che però non possono agire allo scoperto perché magari sono considerati appartenenti a delle ONG fuori legge da stati autoritari.